Alla fine dell'anno scolastico si tirano le somme anche a Città Studi Biella, dove sono state assegnate le borse di studio a ragazzi meritevoli, alla presenza delle autorità istituzionali dell'Ateneo presieduto da Luigi Squillario. Il momento della consegna delle borse di studio è sempre emozionante per i ragazzi e per voi? Anche per noi, perché vuol dire che abbiamo lavorato bene, abbiamo messo gli studenti nelle condizioni di far bene, chiamiamolo così, il loro dovere, cioè di studiare. Infatti questa mattina i 36 borsisti sono tutti studenti che hanno avuto una media superiore al 27%, il che vuol dire che effettivamente hanno studiato molto. Quale può essere il futuro per questi ragazzi? Si tratterà di trovare un posto di lavoro. Nel biellese è sempre più difficile, infatti vediamo che dai laureati sono sparsi per l'Italia e molti anche all'estero, il che vuol dire però che effettivamente hanno trovato il modo di mettere a profitto quello che qui hanno imparato. È chiaro che noi vorremmo che molti rimanessero nel biellese, perché sarebbero certamente una ricchezza, ma purtroppo se il lavoro non c'è bisogna andare a cercarlo dove. Quale può essere il seguito di questo ente? La via intrapresa è una via che sta iniziando a dare dei risultati. Sicuramente occorre affrontare anche le nuove sfide del mercato, le nuove sfide che la stessa università si trova ad affrontare oggi, cercando di dare una collocazione giusta per Città Studi nel futuro. Non ci si può limitare soltanto ad avere un bacino locale, ma direi avere soprattutto un sistema di relazioni internazionale che sia nel campo della didattica sia nel campo della ricerca consentono ai ragazzi davvero di poter affacciarsi al mondo attraverso Città Studi. E poi in un discorso di servizio di imprese puntare anche a un'alta formazione, cioè alzare un po' l'asticella. Io penso che con la collaborazione con l'Università e il Politecnico si possa puntare verso lauree specialistiche e master, sfruttando anche quelli che sono dei canali di finanziamento per le imprese. Quindi abbinare la possibilità di avere una formazione pagata, una formazione anche per adulti, quindi riuscire a creare quest'humus in un'ottica poi che è la vision di avere un'università e quindi di avere una cultura radicata sul nostro territorio. Lei ha detto che c'è tanto pane, che cosa intendeva dire? In questo particolare periodo storico il mondo dei senior sta offrendo del pane ai giovani e i giovani devono imparare a riconoscere qual è questo pane che viene offerto e saperlo mordere. In che modo? Attraverso alcuni segnali del cambiamento all'interno della nostra configurazione industriale, la capacità di leggere la realtà e proporre delle soluzioni, delle innovazioni che spesso nelle aziende i senior non sono in grado di vedere. Per gli studenti è la prima tappa, la più importante della loro vita.